meravigliosa terra toscana, crocevia di culture. La Ligure, l'Emiliana e quella toscana. È il comune di Mulazzo che con i suoi colori bruni abbraccia il monte da cui si erge e da cui si mostra in tutto il suo splendore. Appartenenti al territorio di Mulazzo, altre frazioni adagiate su crinali che contengono tutta l'essenza della storia toscana, di sommi uomini che hanno dato i natali alla storia della lingua italiana e di sommi letterati che si lasciano ispirare da queste terre, da questi paesaggi e dalla natura incontaminata. Mulazzo è un paese della Lunigiana, un comune della Lunigiana, posto sulla riva destra del fiume Magra. E noi siamo praticamente un lembo di Lunigiana che si va a incuneare fra l'Emilia e la Liguria. Un territorio esteso, fatto di pianure, di montagne e colline. Un territorio dove la cultura a farsi spazio tra percorsi che dalla Mulazzo dantesca e malaspiniana ci condurranno nel territorio della Lunigiana, alla scoperta di Montereggio, la frazione dei Librai, al castello di Lusuolo, alle bellezze artistiche nel castello di Castevoli e a Gavedo, al Parco Nazionale del Donatore. Le frazioni più importanti sono naturalmente Mulazzo capoluogo, è sede del castello Malaspina, di tutto il casato Malaspina che dal 1200 sono stati qui a Mulazzo e in tutta la Lunigiana. Poi ci sono altre frazioni interessanti, quali Montereggio che è il paese dei Librai, Lusuolo, sede anche questo di un castello pubblico che è sede del Museo Regionale dell'Emigrazione. In tutto sono 30 le frazioni, quindi sarebbe difficile elencarle tutte, io cito soltanto le più importanti, però sono Parana, Castevoli, Castagnetoli, Arpiola, Groppoli, quindi diciamo che è un paesaggio molto variegato anche da questo punto di vista. Questa terra ha tanto da raccontare, tanto da mostrare al comune visitatore, che qui può abbeverarsi di una cultura millenaria. Ci troviamo in una delle piazze storiche del borgo medievale di Mulazzo, a ridosso della statua di Dante, ultima opera del maestro carrarese Arturo Dazzi. Si tratta di una delle pochissime opere in cui Dante viene rappresentato in maniera particolarmente umile. Di solito è rappresentato con atti solenni, il famoso dito alzato verso il cielo. Qui noi vediamo piuttosto un Dante madre, un Dante che tiene in grembo la sua creatura. E siamo di fronte anche alla Torre di Dante, questa vestigia obertenga che la tradizione locale attribuisce al luogo di ospitalità del sommo poeta. Le vie di Mulazzo sembrano riportarci alla storia del 1300, quando il sommo poeta dello Scibile, Dante Alighieri, viene accolto dai Malaspina, allora residenti proprio qui. Il sommo vate qui venne in pace e in pace fu accolto. Sono le parole che il presidente Manu Guerra utilizza all'interno del suo libro Lunigiana Dantesca per descrivere la presenza di Dante, la quale portò la pace tra i Malaspina e il vescovo di Luni, detta anche pace universale. La presenza di Dante a Mulazzo si concretizza oggi nella visita alla casa, oggi diventata sede di Centro Studi Danteschi, che ospitò il sommo e le tracce di una scrittura arrivata fino a noi.
Ci troviamo all'interno di quella che si suppone possa essere la dimora mulazzese del sommo poeta. Siamo all'interno di una casa torre che sappiamo essere di fondazione duecentesca, forse anche precedente. Noi sappiamo con certezza che Dante è stato ospite del casato di Malaspina, dello Spino Secco, e sappiamo che Mulazzo era il centro nevralgico del loro casato, e quindi si suppone che Dante abbia abitato a Mulazzo. Dal momento che questa casa torre è l'unica rimasta di quel periodo, si suppone che il sommo poeta abbia potuto vivere all'interno di questa struttura. Innanzitutto all'interno della casa di Dante Lunigiana noi ritroviamo tutto l'operato del centro lunigianese di studi danteschi. Vi mostro questa opera di interesse librario, che è una cinquecentina, cioè un'opera stampa uscita dai Torchi nel XVI secolo. È un'opera di Giovanni Talentone, che è un critico fivizzanese, quindi locale, ed è un trattato sopra la meraviglia del canto quarto del Purgatorio di Dante. È stata stampata in Milano ed è del 1597. Sul fondo della stanza vi mostro l'epigrafe, che ricorda il settimo centenario della venuta di Dante in Lunigiana, 1306 la venuta di Dante. Due anni fa abbiamo festeggiato il settimo centenario. La casa di Dante in Lunigiana è una sala didattica. Noi organizziamo diversi eventi che vedono al loro interno critiche di canti della Divina Commedia, declamazioni dell'opera dantesca. Il piano sotterraneo non è adibito a struttura museale, diciamo. Il piano sotterraneo è tuttora in fase di restauro e ci mostra proprio le fondamenta medievali della casa torre, che possono danno l'opportunità di datare la casa torre attorno all'XI-XII secolo. Il centro studi contiene alcune tele che raffigurano la giustizia, l'amore del purgatorio, la poesia e il divino, il paradiso, rappresentato da tre occhi come i tre cerchi concentrici della perfezione, della Trinità. Ci spostiamo poi verso la torre, dove è concesso l'accesso al Museo dei Malaspina, in particolare dedicato ad Alessandro Malaspina, ai documenti qui conservati del viaggio intorno al mondo e di lettere, rapporti epistolari con i massimi esponenti del suo tempo.